inizia una nuova era per i parchi cittadini, per il comune di Pescara. Ci sarà questa possibilità di affidare tramite bandi la gestione di questi parchi ad associazioni che ne faranno eventualmente richiesta. Sì, credo che il cammino sia quello giusto, c'è un'amministrazione come la nostra sottoposta al piano di riequilibrio finanziario e quindi nell'impossibilità di poter gestire come si dovrebbe 54 parchi della città, oltre che la più grande riserva del centro-sud Italia che nasce appunto all'interno dei confini cittadini, doveva pensare a qualcosa di innovativo e questo è stato pensato dall'assessore che mi ha preceduto, garantendo la possibilità con una modifica del regolamento del verde urbano di installare all'interno dei parchi appunto dei gazebi di legno che possono essere gestite da associazioni, ditte, persone fisiche o anche società che in cambio di questa installazione che potrà raggiungere al massimo 32 metri quadrati garantirà anche la gestione del parco. Gestione non vuol dire però soltanto manutenzione ordinaria ma vuol dire anche sicurezza di questi parchi, cioè saranno dei parchi sorvegliati. Cominciamo settimana per settimana con questi avvisi, venerdì uscirà il primo avviso che oggi vogliamo pubblicizzare, che è quello relativo al Parco Florida, e poi a seguire il Parco Baden Powell, il Parco Caripari, il Parco dell'Accoglienza e pensiamo anche al giardino di Piazza Santa Caterina. Questa è un'iniziativa, Blasioli, che non vuole andare solo nella direzione del risparmio per l'ente? Assolutamente no, non solo direzione del risparmio, che pure è importante per un ente nelle condizioni in cui siamo noi, ma soprattutto una migliore gestione, una migliore manutenzione e appunto una migliore conservazione della cosa pubblica, che lo ripetiamo è una cosa di tutti.